Litigano il sindaco Biondi e Aurelio Meraragni, ex direttore tecnico della GSA. L'argomento, ancora una volta quello scottante, è quello del tunnel dei sottoservizi. L'assessore comunale alla mobilità Carla Mannetti aveva addirittura paventato l'ipotesi di non proseguire nella realizzazione dell'infrastruttura, ma poi il presidente della Gran Sasso Acqua SPA Fabrizio Eraldi ha subito chiarito che questa è la più importante opera pubblica avviata nel post terremoto e dunque si procederà, anche perché la sovrintendenza ha dato l'ok per riprendere i lavori in quel tratto nel corso che ha creato tantissimi disagi ai commercianti e dove erano stati ritrovati dei reperti archeologici. Nella polemica entrano anche i consiglieri comunali di opposizione Stefano Palumbo, capogruppo del PD, e Paolo Romano del Passo Possibile, che hanno accusato l'amministrazione di immobilismo. Per quanto riguarda invece la polemica tra Meraragni e il sindaco, con il presidente Americo Di Benedetto avevamo dato vita a una fervida attività di coordinamento, dice Meraragni, che coinvolgeva tutti i soggetti interessati e che sulla base delle normative, del buon senso, della pazienza e dell'amore verso la città aveva dato i suoi frutti, tanto da raggiungere il 70% dei lavori. Questa attività è stata oggetto di attacchi furiosi in campagna elettorale. Quando ho fatto presente la situazione ai nuovi amministratori sono stato tacciato di presunzione. Proprio quest'ultimo aspetto non stupisce, anzi era già nei fatti, ha aggiunto l'ex direttore, collocato in pensione dal 1 gennaio dalla nuova governance, nonostante avesse chiesto una proroga. Prima del mio pensionamento, in una serie di colloqui con il presidente di GSA e con il sindaco, avevo paventato l'attuale scenario consapevole, grazie all'esperienza maturata negli anni, degli enormi problemi che sottendono alla realizzazione di un'opera così importante e complessa, forse unica al mondo. Come più volte sottolineato, le variabili in gioco nella realizzazione dell'opera sono molteplici, ha detto Meraragni, a cominciare dai vari settori del comune. In questi mesi ho taciuto, aspettando, come consiglia un vecchio proverbio cinese, ora concluso posso affermare ragione, ma lo dico con dispiacere, che l'ignoranza e l'arroganza non sono le basi per una buona amministrazione. Meraragni, per Biondi, potrebbe ricordare invece come siano stati realizzati i sottoservizi nelle zone più agevoli della città, senza affrontare i problemi che oggi si stanno riscontrando in corso d'opera. Nonostante ciò, ha ribadito Biondi stizzito, ancora non viene chiarito quali siano le responsabilità e gli eventuali risarcimenti legati ai danni che il tunnel avrebbe provocato alla torre civica di Palazzo Margherita e a diversi edifici del corso stretto. Altro scotto che oggi si sta pagando è quello legato al mancato accordo stipulato con i gestori dei servizi, per cui sono necessarie opere aggiuntive per venire incontro alle esigenze delle aziende. Nessuno poi, dice Biondi, si è preoccupato di individuare un piano di gestione della più importante opera pubblica del post-sisma una volta che verrà terminata. È curioso, ha concluso il sindaco, che parli di presupponenza e arroganza che in piena campagna elettorale ha autorizzato una transazione lampo per delle riserve sui lavori richiesti dall'azienda appaltatrice. La vera arroganza è quella di chi fa parte di una casta di potere che fa fatica, dice Biondi ancora, ad accettare il cambiamento, testimoniato da persone per bene e competenti come il presidente della Gran Sasso Acqua, Fabrizio Eraldi. Una storia dunque che continua e non si placa.